Ciao raga, oggi parliamo di pneumatici low cost. Venite a bordo che ne parliamo insieme. Allora raga, finalmente è primavera. Stamattina quando sono uscito faceva freschino, quindi ho messo scaldacollo che ho appena tolto, più o meno, ma adesso facciamo un attimo una sosta e togliamo il giubbotto perché io sto schiumando di caldo. Accostiamo un attimo qua e gavoma via giubbotto, ma diga piemontese. Ok raga, ok. Allora, ci facciamo una bella passeggiata e vi racconto il perché ho comprato dei pneumatici low cost. Allora, innanzitutto volevo risparmiare veramente un sacco di soldi, ma proprio tanti. Quindi, senza ombra di dubbio, sono andato sul web e ho iniziato a filtrare su tutti i siti di pneumatici online. In base alle misure del mio pneumatico, questa macchina monta 205, 45, 16, quindi già un pneumatico che costa. Il prezzo più basso, ho filtrato il prezzo più basso, volevo vedere qual era la gomma più schifosa che costasse di meno, volevo comprarla e volevo montarla sotto la vettura e andarla a provare. Allora, il risultato sapete qual è? Che proprio schifo non fanno e ci sono rimasto veramente di merda. Questa cosa mi fa veramente incazzare, perché io è 20 anni che ho questa autovettura, è 20 anni che ho sempre montato pneumatici di una certa marca, non sto ad indicare le marche, ma sempre pneumatici che costavano almeno 600 euro. E con prestazioni veramente notevoli. Adesso ho voluto fare la prova ed acquistare dei pneumatici veramente i più schifosi. E prima di cercare il pneumatico ho notato che sul web praticamente tutti i pneumatici, quando andate a vedere, scartabellate dal primo all'ultimo, hanno delle loro caratteristiche, ovvero hanno delle lettere che vanno dalla A fino a, non so se arrivano fino alla Z, comunque l'A è il miglior pneumatico che c'è, il B inizia a essere inferiore all'A, il C inferiore al B e così via dicendo. E ho notato che i pneumatici che costano ma veramente poco, ma non vanno veramente tanto lontani dai pneumatici che costano un botto di più. Ma come mai? Allora, se questi test che vengono fatti e sono riportati su tutti i siti online di pneumatici, come praticamente come negli elettrodomestici, se consumano, se sono in classe A, A+, B, C, tutte queste lettere qua, se questi test che fanno sono veritieri, io questo non lo so, assolutamente non lo so. Non so in base a che cosa facciano dei test sul bagnato, il test sulla capacità di arrestare la vettura sul bagnato, sull'asciutto, la direzionalità della vettura, la deriva del pneumatico, tutte queste cose non le so. Fatto sta che se io faccio, dico prego, siamo fermi alle strisce pedonali, anche se gli fai cenno di passare non passano. E anche se fossero... E dicevo, anche se fossero scadenti, beh, uno si spaventa del prezzo. Ma io dico, ma se rispondono ai requisiti di pneumatici di maggior prezzo? Cioè, la differenza, me lo spiega, dove sta? Se qualcuno lo sa, me lo può scrivere sotto nei commenti. Perché io ho visto dei pneumatici di marca a prezzi più alti con delle lettere inferiori rispetto a dei pneumatici che ho trovato. Cioè, questa è stata questa la cosa che mi ha fatto riflettere. Cioè, indipendentemente dal fatto che anche se i pneumatici che ho comprato io, che costavano poco, avessero avuto tutte e tre la lettera Z, ma a me non me ne fregava niente perché volevo fare questa prova, la cosa che mi ha fatto impressione è aver trovato dei pneumatici che costavano molto, ma vi ripeto, ma molto di meno rispetto a delle marche più blasonate e con delle lettere nettamente superiori A, B rispetto a dei pneumatici più cari che avevano C sulla tenuta sul bagnato, per esempio.
Questa cosa è assurda. Adesso in qualche modo un test di confronto bisognerebbe provare a montare un pneumatico di una certa marca, di un certo prezzo, un pneumatico come ho montato io, andare in pista e fare delle prove, frenata a 100 km orari sull'asciutto, frenata a 100 km orari sul bagnato, direzionalità, buttare la macchina in curva, vedere quanto tiene, fare una prova con dei birilli. Io queste cose non le so, non sono un tecnico, non ho mai cambiato pneumatici, anzi ho provato a cambiarmeli da soli e vi lascio qua il link del video dove ve lo faccio. Ma la cosa che ripeto che mi ha fatto veramente sbalordire è stato il fatto di trovare dei pneumatici che costavano nettamente di meno con delle prestazioni maggiori. Questo qualcuno me lo deve spiegare. Non vorrei che ci si abitua tanto a queste marche più blasonate che pagano fior fior di soldoni per far pubblicità. Troviamo dappertutto le scritte delle marche più blasonate, ovunque, anche sui modellini delle macchinine dei bambini. E poi magari la marca strana, che non ha soldi, non vuole investire in pubblicità perché non ce la fa, magari ha una mescola di gomma nettamente migliore rispetto ad una marca più cara. Questo vorrei che qualcuno me lo spiegasse sotto nei commenti, perché vi ripeto, io ho montato la gomma più schifosa, io ho fatto proprio il barbonazzo, volevo montare la gomma più schifosa che c'è, cioè l'ho pagate 34 euro l'una, delle gomme 205 45 R16 con lo stesso indice di velocità, ok? E con un DOT, una freschezza della gomma, è allucinante. A parte, vabbè, incluse le spese di spedizione quando le comprate, è inclusa anche una tassa di rottamazione, adesso non ho capito bene, si paga una tassa quando li comprate online. Comunque, con 150 euro io ho gommato una vettura con dei pneumatici, vi ripeto, 205 45 R16. Cioè, raga, è assurdo, assurdo. Adesso, in qualche modo, montiamo l'Action Cam da qualche parte e proviamo a fare delle prove su delle curve un po' così, senza far tanti cretini, perché comunque siamo su strada aperta pubblica, prendiamo qualche rotonda un po' più veloce. Però so che non si può fare questo confronto in questo modo, andrebbe fatto, vi ripeto, in un circuito a ISO condizioni, montiamo una gomma, facciamo dei test, montiamo quella barbonazza, facciamo dei test, ok? Però siccome io questa autovettura la utilizzo, ma veramente, ma proprio quando si dice nel tempo libero e quando ne ho di tempo libero, non mi interessava più montare la gomma, la supermarca che non voglio neanche citare. L'ultima volta io ho montato delle gomme che erano talmente morbide che veramente avevano una tenuta da paura. Ma sto provando a fare le stesse curve con queste gomme da barbonazzo e vi assicuro che non fanno schifo. Porca miseria, non fanno schifo. È quello che mi ha stupito. Io adesso non ho riferimenti su indici, non posso dare delle classifiche A, B, C, D, Z, non lo so e non me ne frega niente. Quello che vi voglio dire è che ho risparmiato veramente un sacco di soldi e la macchina ha una buona tenuta anche sul bagnato. Tra l'altro, vabbè, ma questa è una parentesi, ho voluto montare delle gomme M più S perché mi ero rotto le balle tutte le volte, non ho più tempo ragazzi, cioè, o vi faccio i video o mi occupo della mia famiglia, faccio il lavoro o monto le gomme termiche che hanno rottura di balle. Ho optato per una gomma M più S così non rimonto più le gomme termiche. Però indipendentemente da questo, vi ripeto, la cosa che mi ha stupito è ho fatto un cambio gomme anche sulla macchina di mia moglie, su una New Lancia Y. Infatti il video che andrete a vedere, che vi posto, è sul montaggio di gomme che sono più piccole, 185 55 R15, anche quelle sono M più S perché mi ero rotto le balle di queste gomme termiche, non lo so. Quando ci sarà la neve andrò a fare un test sulla neve, andrò a fare il pirla con la macchina sulla neve, vi dirò quanto tengono. Però sinceramente io abito in provincia di Torino, nevica una volta all'anno, fa un centimetro e voi direte ok, ma la volta che va 20 centimetri, e la volta che va 20 centimetri commetterò le catene, cosa volete che vi dica? Io nel frattempo risparmio veramente un sacco, ma un sacco di soldi. Volevo condividere questa cosa con voi. Adesso in qualche modo cercherò di attaccare l'Action Cam vicino alla gomma
per cercare di vedere se la gomma, se il pneumatico lavora bene in curva, se qualcuno ha nota delle cose mentre la macchina è imposta alla curva. Adesso non lo so, io so qualche parametro di pneumatici, so che cos'è la deriva di un pneumatico. Ecco, forse questa è la cosa che mi è saltata subito all'occhio. Una cosa che ho notato è che quando il corriere mi ha scaricato le gomme e le ho prese fisicamente in mano, queste gomme da 35 euro da Barbonazzo, ho notato che, vabbè, innanzitutto non hanno il cordolo di rinforzo sul cerchio, e questo probabilmente al produttore fa sì che riesca ad abbassare il prezzo della gomma, perché sarà gomma in meno e carcassa in meno. E poi ho notato che forse queste gomme low cost hanno una maggior deriva in curva, questo lo devo ammettere. Non è proprio una perdita di aderenza, cercate di capirmi, è proprio un leggero ritardo di risposta al pneumatico durante l'impostazione della curva, arriva dopo. Questo mi fa dedurre che il pneumatico abbia molta più deriva rispetto ad un pneumatico che costa nettamente di più. Quindi mi fa pensare che la carcassa di questi pneumatici sia molto più esile, molto più debole. Adesso io non ho fatto delle prove con la macchina 200 all'ora per vedere se esplode il pneumatico. In realtà dei test l'ho fatto, ho provato a sollecitarle un po', e vi posso dire, ragazzi, che hanno risposto bene. Io sento soltanto un leggero ritardo sulla risposta dei comandi della vettura. Adesso provo a mettere l'action cam in qualche modo, proveremo a guidare in modo leggermente sportivo per vedere se riesco proprio a farvi percepire questa cosa, anche se credo che sia molto difficile da fare, perché certe cose le percepisci soltanto quando hai il sedere sulla vettura. Però spero che vi sia arrivato il concetto. Adesso non vi dico di provarle, non lo so. Io l'unica cosa che mi sentivo di dirvi è che proprio schifo non fanno. Quindi adesso accostiamo la vettura, montiamo l'action cam da qualche parte, davanti, dietro, facciamo un po' di spari e vediamo se qualcuno di voi, se il video viene bene dell'action cam, se qualcuno riesce a percepire così dal video se queste gomme fanno veramente pietà oppure se si possono davvero provare. Quindi, raga, accostiamo la vettura e godetevi questo on board. Allora, ragazzi, prima di fare questo on board ho montato l'action cam qua, speriamo di non perderla. Volevo farvi vedere il pneumatico da vicino. Allora, è un pneumatico che resiste molto sul bagnato perché ha queste grandissime 4 gole di scarico, e vi ripeto, una M+S, anche se sinceramente vedo che ha questi intagli intermedi, ma non so se sono per la silenziosità del rotolamento del pneumatico. Comunque, dai, vediamo come si comporta. Il pneumatico è questo, il disegno normale, non è un disegno sportivo, non potevamo pretendere di più dal prezzo d'acquisto. Proviamo e speriamo di non perdere l'action cam.
Quindi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questi pneumatici low cost. Mi raccomando, scrivete sotto nei commenti tutto ciò che volete. So che questo video genererà un caos allucinante, ma cerchiamo di capire se queste tabelle che mettono online siano veritiere oppure no. A me piacerebbe sapere questo. Come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un pollice all'insù, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, perché faremo tantissimi altri video di questo tipo. E mi raccomando, fate i bravi e noi ci vediamo in un altro prossimo video. Ciao ragazzi!